Ciao ragazzi e buon pomeriggio a tutti. Allora, quest'oggi con questo video vi voglio parlare dell'ultima partita, dell'ultima giornata di Serie A. Ovviamente non vi parlerò di tutte le partite, perché appunto, ad esempio, un Cagliari-Udinese, che era una partita sì importante, insomma, con tutto il rispetto per Cagliari-Udinese, ma fine a se stesso, perché sia il Cagliari sia l'Udinese erano già matematicamente salve, non avevano più nulla da dare, più nulla da dire alla propria classifica, al proprio campionato, e quindi diciamo non è una partita che analizzerò. Ecco, voglio soffermarmi soprattutto sulle due partite principali della lotta salvezza e della lotta Champions, ovvero Inter-Empoli e Genova e Fiorentina-Genova. Comincio subito col dirvi che Fiorentina-Genova è veramente la vergogna, è stata la partita classificata come la vergogna del calcio italiano. Cioè, insomma, Inter-Juventus dell'anno scorso non ha niente a che vedere con Fiorentina-Genova giocata ieri all'Artemio Franchi. Cioè, veramente hanno avuto, non so per quanti minuti il Genova e poi la Fiorentina il possesso del pallone, proprio come a dire, ma giochiamocela, giusto per passiamocela. Cioè, non se la sono passata al giocatore della Fiorentina, al giocatore del Genova, perché sarebbe stato in quelle circostanze troppo palese. Però oggettivamente è stata veramente una partita bruttissima da questo punto di vista, perché erano sempre costantemente a chiedere, a sapere il risultato che stava maturando a San Siro tra Inter ed Empoli, proprio in relazione alla cosa. Infatti non vi dico la reazione del Genova quando l'Empoli è riuscita con Traoré a pareggiare 1-1, il gol di Keita. Poi insomma il gol di Nainggolan, il possesso palla della partita al Franchi è nettamente aumentato. È veramente una vergogna, perché sì, si sono giocati in contemporanea, però è stata veramente una passetta incredibile. Genova e Fiorentina, che non militano in Serie B da tantissimo tempo, quest'anno veramente hanno meritato, proprio sfacciatamente lo dico, meritato di scendere in Serie B, perché diciamo, per occasioni mancate, per svogliatezza, veramente hanno mancato in tutto, in carattere, in personalità, veramente in tutto. Forse l'unica cosa quasi da, tra virgolette, da omaggiare alla Fiorentina è stato anche quest'anno il fatto che da quest'anno in Serie A si è portata la fascia di capitano con la scritta appunto capitano, no? La Fiorentina è stata l'unica società che non ha aderito, perché appunto ha voluto tenere la vecchia fascia, la lì che portava Davide Astori. Forse è solo questo l'unico aspetto positivo della stagione viola. Per quanto riguarda il Genova, invece, una stagione molto molto deludente. Il Genova dopo, non so, mi sembra una decina di partite con Ballardini, con Piontek ancora a guidare l'attacco rosso-blu, era a 12 punti. Il Genova ha terminato il campionato a 38-37, cioè, paradossalmente ha fatto un campionato di merda, veramente di merda, un presidente schifosissimo, cioè, non me ne vogliono i tifosi genovani, penso lo sappiano stesso loro. Veramente meritavano la Serie B. Chi invece non meritava, infatti guardavo la partita, i minuti finali della partita, ieri mi sono molto rattristito, è stato l'Empoli. L'Empoli che con l'allenatore Andrea Zoli, che ha per filosofia, diciamo, il fatto di voler avere sempre il pallone, il fatto di volersi giocare la partita indipendentemente dall'avversario, e indipendentemente dal fattore ambientale, perché comunque ieri l'Empoli ha espresso il proprio calcio anche in uno stadio importante come la Scala di San Siro. Quindi veramente onore, onore all'Empoli, e spero vivamente possano risalire in Serie A, perché per gioco espresso, per occasioni, anche per carisma, per grinta, per personalità, veramente non meritano di scendere di categoria. Quindi sono molto molto dispiaciuto della cosa. Inter, con la vittoria di ieri e la vittoria però fine a se stessa del Milan, va in Champions. Non vi parlo dell'Atalanta perché è un video che girerà Marco,
Quindi ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.